in qualche parte del mondo c'è un robot che fa va a prendere quella scarpa, va a prendere quel libro, va a prendere quella cosa, la porta giù, dopo 5 minuti che arriva una mail e poi mi dicono che quell'ordine è stato scoperto. Quindi c'è un uomo in mezzo, no, magazzino, insomma, è perfetto, di giorno e di notte, funziona sempre. No, questa volta non sto parlando degli Stati Uniti, questa volta sto parlando di alcuni magazzini Amazon che ci sono in Italia, come la vicina Alessandria, vicino Piacenza, se volete vi dico dove sta succedendo esattamente questa cosa qua. Perché dico tutte queste cose? Per terrorizzarmi? No, per avere coscienza, noi dobbiamo avere coscienza delle cose, perché questi sono i grandi argomenti. Sta cambiando la vita in maniera antropologica, perché non cambia solo il nostro modo di comprare, cambierà il nostro modo di vivere, è una cosa molto diversa. Già oggi possiamo lavorare, molti di noi lavorano da casa, non c'è più bisogno di ufficio, tra un po' i comuni non esisteranno più. Perché? Perché le pratiche fai via internet, così come no, mio padre quando andava in banca andava. Io non so neanche dove andare. E chi ci manda? Tanto vorrei essere un pazzo a andare in banca, c'è il lavoro, parcheggiare, prendi la luna, alle 10:30 di sera, con il finito, no? È una roba brutta. No, ci piace, sì, però ha delle conseguenze. I numeri dei sportelli bancari di nessuno. E i numeri delle persone dipendenti dalle banche, a vantaggio di che cosa? Di una vita diversa. E poi dovremo capire che cos'è, in che modo vivremo. Non è poi così semplice, non è poi così semplice, perché se per esempio tutti torniamo a casa e tutti lavoriamo da casa, secondo voi non sono problemi? Secondo me sì. Volete sapere quali sono i problemi che non ci sopportiamo? C'era una signora anni fa, anche veniva da me, stato ottobre, vabbè, e mi diceva, mamma mia, adesso lei non lo sa, poi c'è Natale. La terza volta che ho detto che la signora c'è Natale, adesso sia Natale. Perché dopo Natale non ci sono.